L'apartheid esiste ancora? Cioè, me lo domandavo fino a quando qualche giorno fa ho visto quel bel film che ha proposto Rai Play negli scorsi giorni, The Green Book, no? Sulla storia di questo musicista, pianista afroamericano che fa questo tour musicale in trio accompagnato da questo italoamericano che si rivela essere, insomma, forse il protagonista della storia, insieme ovviamente al pianista, e il fatto che lui vada a svolgere questi concerti laddove sa bene di non essere accettato perché di colore, no? Ed è vero che comunque l'atteggiamento, sia il suo che quello in generale del film, è un po' strano da pensare al giorno d'oggi soprattutto. Leggo qua su Wikipedia: apartheid era la politica di segregazione razziale istituita nel 1948 dal governo di etnia bianca del Sudafrica e rimasta in vigore fino al 91. Quindi qua parliamo dell'Africa, dovremmo capire come funziona o come è funzionato negli Stati Uniti, in America, no? Perché lì era ambientato comunque negli stati del sud, negli Stati Uniti del Sud, ok? Quindi fin sopra il Messico, per capirci, no? E laddove mi sono trovato in dubbio sul ruolo da insomma, in cui identificarmi nel film, perché in genere è così, cioè ti identifichi in un ruolo, in un personaggio piuttosto che in un altro, e il fatto che il pianista, no? Il protagonista, insomma, era molto attento a non offendere chi lo offendeva, se non poi alla fine quando un po' si impunta, e potrebbe anche significare che è stata un po' l'influenza di Tony, no? Dell'italo-americano, fargli capire che, insomma, devi far valere quelli che sono i tuoi diritti, non devi farti trattare come una scimmia ammaestrata. E solo lì lui in qualche modo cambia il modo di vedere la cosa, ma per il resto lui è uno che comunque li subisce tranquillamente, quasi abituato a questa cosa, e non vuole, sembra, neppure opporre resistenza più di tanto, se non diciamo con la gentilezza, con il garbo, con il pacifismo, nonostante, insomma, questo pacifismo poi non venisse minimamente corrisposto secondo quello che dovrebbe essere, secondo un buon senso, ok? Io cosa avrei fatto? Non lo so, non so di preciso quale personaggio rispecchia più il mio modo di vivere questa situazione o una situazione simile, no? Cioè, non lo so dire. Non so dire se secondo me ha fatto bene il pianista o se ha fatto bene l'autista. Se l'atteggiamento giusto è l'uno oppure è l'altro. Non lo so. Non lo so dire. Perché secondo me ha dei punti di forza un atteggiamento piuttosto che un altro, ma ha anche dei punti di debolezza. Allora vorrei dire, la mia potrebbe essere una situazione moderata, ma non so fino a che punto, perché in realtà io non vivo quella situazione e non posso viverla perché non ci sono dentro. Qualsiasi atteggiamento io possa pensare di assumere in realtà lascia il tempo che trova, perché non è né l'uno né l'altro, e non mi vede, ecco, direttamente inserito né nell'uno né nell'altro atteggiamento. Questo per dirne due che potrebbero essere gli estremi, per non contare tutte le sfumature che ci sono tra l'uno e l'altro. Un po' penso che il discorso di mettersi nei panni dell'altro può servire, ma funziona fino a un certo punto, perché in realtà potrai provare a immaginare come ti staranno i panni dell'altro, ma finché non li vestirai realmente non te ne potrai sicuramente rendere conto, cioè per niente. Non potrai mai essere pienamente consapevole di come si sta coi panni dell'altro. Magari il bello del gioco è proprio questo, cioè non puoi mai dare anche un suggerimento a chi te lo chiede totalmente obiettivo. Puoi guardare la cosa dal tuo punto di vista, ma non potrai mai
dire, anzi sbagli ogni volta che dici secondo me devi fare così e ne sono sicuro. No, semmai secondo me dovresti fare così perché penso che, e allora ti metti davanti un po' le possibilità, ma ragionare così per valori assoluti non può funzionare, soprattutto quando c'è da mettersi in situazioni che non vivi direttamente. Ed è una cosa che quotidianamente sperimentiamo, quotidianamente. Non c'è mai una volta in cui siamo certi di vivere, ecco, pienamente una condizione, se non quando la viviamo in prima persona. Boh, alla prossima, ciao.